Grazie Presidente, ringrazio a tutti i presenti, i consiglieri comunali, la cittadinanza qui presente e i cittadini che ci seguono da casa. Ringrazio gli unici due assessori che hanno a cuore le sorti del Museo Guttuso. E mi dispiace registrare che lei, Presidente, ha convocato un consiglio comunale di mercoledì sapendo che c'è il ricevimento del sindaco. E questo mi dispiace, perché sono sicuro che il sindaco ci teneva a essere presente. E questo, secondo me, sarà richiamata all'ordine. Perché, Presidente, è paradossale che noi stiamo parlando oggi del Museo Guttuso, della delibera fatta dal sindaco e il sindaco è assente. È paradossale. Ma andiamo avanti, perché noi comunque ormai siamo abituati a essere così approssimativi. Ci stiamo abituando, Presidente. Non abbiamo le carte per poter svolgere in pieno il nostro ruolo. Non c'è il sindaco, ci sono solo due assessori presenti. Invece era un momento dove la Giunta doveva dimostrare serietà e doveva dimostrare soprattutto interesse per il Museo Guttuso. E qui non ci sono, ci sono i banchi e i posti vuoti. Presidente, e questo mi rammarica prima di tutto come cittadino, in secondo luogo come consigliere comunale. Io ho sentito con attenzione tutti gli interventi di maggioranza, di minoranza, dell'assessore, ma mi dispiace come lei, Presidente, quando non si viene qui a fare un ragionamento politico non blocca la persona che parla a titolo personale o parla contro qualcuno di questo consiglio comunale. Lei, Presidente, è garante dei consiglieri comunali. Io oggi, come sempre, voglio fare un ragionamento politico. Lo so, è complicato per il movimento, per i ragionamenti che voi non volete, o almeno a parole dite di non fare politica, ma a parole. Però, Presidente, lei non ha capito le cose gravissime che si sono dette qua dentro. Spero che non abbia capito, perché io invito il consigliere Chiello e invito il consigliere Maggiore, se siete a conoscenza di sperperi in maniera non legale e illegittima, andate dai carabinieri, andate alla polizia, denunciate. Però per favore, qua non politica, posto. Qua facciamo politica e troviamo le soluzioni per questo paese. Presidente, mi scuso e incomincio il mio intervento. È un intervento politico e mi dispiacerebbe se qualcuno... Come? Per favore, non diventi un dibattito con i consiglieri dal posto. Non voglio assolutamente ledere la sensibilità di nessuno, sia di maggioranza che di minoranza, che come amministrazione. Grazie, Presidente. Io voglio iniziare con una piccola cronostoria. Villa Cattolica dal 1973 ospita la donazione di Renato Guttuso. Nel 1984 la villa viene acquisita totalmente dal comune di Bagheria e adibita a museo. Adibita a museo con circa 50 sale dove ci sono opere che illustrano una panoramica sulla vita e la carriera del maestro Guttuso. Il percorso museale, Presidente, se si chiude la porta. Prego. Chi è un attivista? Il percorso museale. Il percorso museale
dal 2008 al 2009 aveva una sola sezione tematica, pittura e scultura di Renato Guttuso, con più di 300 opere. Nel 2009 le sezioni tematiche divengono 6, Presidente, divengono 6 sezioni tematiche, che significa molti più artisti oltre Guttuso. Grazie alla nomea di Guttuso, questi artisti hanno avuto a loro volta anche un grosso seguito. Parliamo di 267 artisti con oltre 1000 opere, con oltre 1000 opere all'interno del Museo Guttuso. Presidente, io non ci sto quando il sindaco, e mi dispiace che non sia qui presente per il ricevimento, ebbene che lo diciamo, per il ricevimento non è qui presente per la riunione, l'assessore, il presidente non lo sapeva. Quindi, e anche riunione con la commissione straordinaria. Con la commissione? Sì, straordinaria, con i tre commissari. Ho capito, grazie Presidente. Quindi quello che non mi va e non voglio che esca all'esterno che il Museo Guttuso in questi anni non ha fatto nulla. Il sindaco ha detto questo, il Museo Guttuso si trova in un immobilismo, ha detto, assolutamente no. Basta guardare tutte le mostre a Villa Cattolica dal 1998. Parliamo di opere e di mostre internazionali. L'ombra degli dèi, mito greco e arte contemporanea, dove anche artisti come Igor Mitorai ha portato e ha mostrato le sue opere. Parliamo di mostre nel 99 di Salvatore Scarpitta, è l'artista più famoso al mondo vivente. Parliamo di Ferdinando Sciascia, quelli di Bagheria, dicembre 2002, che tutto Ferdinando Scianna, quelli di Bagheria del dicembre 2002, che è un percorso che parte dalla Svizzera e si conclude qui a Bagheria, dove? A Villa Cattolica, Museo del Guttuso. Parliamo di Renato Guttuso, dal fronte nuovo delle arti all'autobiografia opere, 46, del 46 al 66, è stata fatta nel luglio-novembre 2003, non solo a Bagheria ma in tutta Europa. Parliamo di altre opere di Renato Guttuso, la potenza dell'immagine, e qua ce ne sono ancora tante, ma non voglio annoiarvi, voglio andare proprio sul nostro ragionamento. Io poco fa ho fatto alcune domande e l'ho fatte sapendo già la risposta, assessore, e lei è stata molto vaga, anzi in alcune domande non ha proprio risposto. Io volevo sapere se erano stati fatti dei tavoli tecnici tra assessori, parti politiche, società civile, e questo non mi ha dato la possibilità di saperlo prima di prendere delle decisioni così immediate. Volevo sapere se era stata elaborata prima anche un'idea, una proposta che poteva essere parallela alla chiusura, e invece no, avete deciso di chiuderlo e dopo la chiusura avete detto che c'erano cose che non andavano, avete fatto i soliti vostri blitz pubblicitari che finiscono lì e non c'è nessuna conseguenza e continuità, perché noi vogliamo sapere cosa fate dopo. A noi non ci interessa sapere che c'erano scritte a matita, e questo poi ci torneremo su questa cosa, sui registri scritti a matita e poi non c'è una conseguenza, sono solo degli slogan
che ormai la città ha capito, ormai anche noi ci siamo resi conto che rimangono degli slogan, punto e basta. Invece, assessore, perché non chiedeva una relazione al dirigente per poi valutare in eventualità cosa fare? Questa cosa dei registri a matita mi sembra come scoprire l'acqua calda. Ma di che cosa stiamo parlando? Era un modo per giustificare la chiusura del museo, come d'altronde spesso ormai ci avete abituato? Gli atti di donazione, caro consigliere Sergio Giuliana che mi indica, gli atti di donazione sono registrati dal notaio, gli atti di donazione ci sono delle deliberazioni, quindi quando Guttuso ha donato le sue opere sono state registrate dal notaio. Un registro è superfluo, è una cosa in più, potrebbe anche non esistere, però voi avete scoperto l'acqua calda. Ma di che cosa stiamo parlando? Questa era la mia prima domanda. La mia seconda domanda, assessore, che poi non è stata neanche risposta, era: noi abbiamo un finanziamento COFERS e ci sono in programma itinerari guttusiani e la ristrutturazione del Museo Guttuso. La ristrutturazione del Museo Guttuso, intanto, Presidente, e anche qua lei mortifica ancora di più il Consiglio Comunale, perché avevamo chiesto la presenza del geometra Conti e non c'è. L'abbiamo chiesta, l'ha chiesta anche il suo assessore, ci ha detto che l'aveva richiesta anche il suo assessore e lei non ha permesso poter avere le idee chiare. Quindi, Presidente, per quanto riguarda la fruibilità del Museo Guttuso, ci dicono con certezza che non era essenziale chiudere la totalità del museo. La ristrutturazione poteva essere fatta e prevista a settori, in maniera tranquilla, serena, senza chiudere la possibilità alla città, ai turisti, di poter vedere le nostre opere. Presidente, per quanto riguarda l'itinerario guttusiano, io sono convinto che se il museo rimane chiuso, la regione questo finanziamento non ce lo dà. Ne sono convinto perché mi sono informato. Ne sono convinto perché è assurdo che una regione deve dare dei fondi, dei finanziamenti a un museo che è chiuso e non funziona. Quindi rivediamo la vostra posizione, rivediamola, perché è paradossale che io la sera mi addormento e la mattina su tutti i giornali nazionali non si parla della particolarità, della peculiarità del Museo Guttuso, ma si parla che il Museo Guttuso è chiuso. Ci sono giornali nazionali che hanno titolato: chiudono il Museo Guttuso, è una vera idiozia. Bagheria chiude il Museo Guttuso, questo è un altro giornale. Un altro giornale ancora: Bagheria chiude il Museo Guttuso, il presidente dell'ERSU, scelta da cambiare. TG5, La 7, abbiamo avuto una grandissima risonanza mediatica in negativo, anziché di poter valorizzare quello che abbiamo e a livello nazionale uscirne in maniera egregia, ne usciamo distrutti, ne usciamo a pezzetti. Io, con molta sincerità, oltre le accuse dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, non ho sentito nessuna proposta che venga sia dall'amministrazione che dalla maggioranza. Non c'è una proposta
si aprirà, si farà, e faremo grandi cose. Il bookshop ha parlato di tante cose favolose, ma previste per quando? Ma quando si riaprirà? Ma quando si partono quei lavori? Delle date certe non ce l'avete date. I costi rimangono. Se il 90% dei costi sono i dipendenti comunali, non è che sono stati licenziati. I dipendenti comunali sono rimasti e il comune dovrà sempre pagarli. Quindi dov'è il risparmio? Invece perché non si pensava a una riduzione veramente dei costi? Magari apposta di aprirlo tutti i giorni si apriva 3 volte a settimana, si apriva solo la mattina, si faceva un progetto che poteva coinvolgere le scolaresche, mi viene in mente Adotta un monumento che hanno fatto a Palermo, lo facevamo qui, Adotta un museo, e le scolaresche si prendevano carico di fare le visite ai turisti. Ma si è pensato, ma si è ragionato, o prima si è chiuso e poi si ragionano su quel da farsi? È una cosa importante, assessore, e qua ecco dove la mancanza di questa amministrazione, ci doveva essere l'assessore al personale, perché l'assessore al personale mi doveva far capire dove andavano e dove sono adesso i dipendenti comunali. I dipendenti comunali che facevano le visite guidate all'interno del museo, dove sono? Adesso dove sono? Spero che l'assessore mi possa dare risposta e spero che siano o in posti attinenti alla loro formazione, oppure siamo al solito, navighiamo a vista. Io non voglio fare neanche polemica, perché dovrei dire che il finanziamento che doveva portare Troiano e doveva portare Ludwak, che sono amici con Guttuso, questo è una vostra campagna elettorale fatta in maniera veramente senza nessun criterio, fatta solo per arrivare all'obiettivo. E ora l'obiettivo ci siete arrivati, ma purtroppo siete inadeguati politicamente. Presidente, è stato fatto veramente un crimine contro la memoria bagherese stessa, e io non voglio essere assolutamente un vostro complice. È assurdo che ci sono persone che vengono qui a parlare. Ecco la stessa persona, grazie. Glielo ripeto, glielo dice l'assessore. Quindi, Presidente, mi sembra assurdo che qua si parla di piaceri politici, di clientela, come dicono i consiglieri del Movimento 5 Stelle, però al loro interno non si guardano. Al loro interno non guardano che ci sono state alcuni turisti al Museo Guttuso, Caracchiello, che sono entrati gratuitamente perché erano ospiti di qualche assessore vostro. Io spero che abbia pagato l'assessore per questi 25 turisti. Si rivolga a me, non si rivolga al consigliere. Lo spero. A me mi sembra che... Consigliere Tripoli, ma sempre... Mi sembra, Presidente... Ma faccia finire. Comunque mi scusi, visto che abbiamo interrotto un attimo, sì. Si avvia la conclusione perché stanno finendo... Sì, grazie, Presidente, che non lo ricordo. Mi sembra che... Mi ritorna in mente sempre la frase di Giovanni Giolitti, che dice: per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano. Mi sa un po' che il Movimento 5 Stelle per i loro amici li interpreta, e questo mi dovrà dare conto e ragione anche l'assessore, se dobbiamo parlare di piaceri e di clientela, e ne avrei un elenco infinito, amici miei. Però io faccio politica,
e voglio assolutamente dire le cose che questa amministrazione, visto che siamo in dissesto finanziario, non ha fatto, oppure ha fatto solo proclami, oppure ha chiuso. E sono la chiusura dell'asilo nido, la chiusura del giudice di pace, la chiusura del museo Luttuso, l'assistenza tecnico personale che da 5 ore la passa a 2, e la sindaco si era preso l'impegno qua e la passava a 4, e ancora assistenza tecnico personale ai disabili è a 2 ore. La scuola Puglisi, che il sindaco si era preso l'impegno qua che a gennaio la scuola era fruibile e accessibile a tutti gli studenti, e ancora non sono neanche iniziati i lavori. Un'altra presa in giro. Consigliere Logan. Il corso Umberto. 21 minuti, consigliere Logan. Presidente, sto concludendo. E le sto chiedendo di concludere. Grazie. Sull'argomento. Il corso Umberto. Voi lo volevate chiuso, il salotto di bagheria, e ora è aperto. Finanziamenti di Aspra persi. Mercato solidale. Gestione del personale farlocco. Situazione del cimitero. Non parliamo del PRG, che non è neanche mai pervenuto. Possiamo restare sul tema l'ultimo minuto che le sto concedendo? Ed è il tema, Presidente, è il tema. Consigliere Tripoli, non faccia l'avvocato dal posto. Il tema è questo, che bisogna riconoscere l'incapacità, l'inadeguatezza politica del sindaco e di chi lo attorna. Presidente, dobbiamo concludere. Anche perché c'è il file da salvare. Presidente, grazie. Io ho concluso. Grazie. Però io da qui non me ne voglio andare e non me ne andrò. Se l'assessore, il sindaco o qualcuno di questa amministrazione non mi dà date certe sui lavori, su come avverranno i lavori, su quando si aprirà questo museo Luttuso, voglio date certe. Qua non siamo a fare ragionamenti per poi domani scordarci tutto. Noi oggi dobbiamo avere delle date. Se non ci sono queste date, è meglio che questo consiglio non si faceva. Era meglio che questo consiglio non si faceva, Presidente. La ringrazio, possiamo concludere perché dobbiamo salvare anche il file. Sospendiamo. Presidente, perché... un attimo. Lei che ci tiene tanto alla cultura, volevo darle una frase, un suggerimento. Lei che alla cultura ci tiene molto, volevo dire che senza arte e cultura non c'è né sviluppo né crescita. Presidente, grazie.